Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram, al link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque, oggi sono qui per parlarvi finalmente di The Witcher, la serie TV di Netflix tratta dagli omonimi romanzi scritti da Sapkowski e da cui hanno tratto anche i famosi videogiochi, che diciamo sono i prodotti più conosciuti dalla massa. Infatti credo che ci siano molte più persone che hanno giocato ai videogiochi piuttosto di quelle che hanno letto i libri. Io per esempio ho giocato solo a The Witcher 3 e recupererò i primi due capitoli, ma non ho mai letto i libri. Sto iniziando adesso, in questo momento mentre sto girando questo video, sono più o meno a metà del primo libro. Quindi prima di cominciare con questa recensione, che più che una recensione come al solito sarà un mio parere soggettivo sulla serie TV, volevo partire un pochino indietro, volevo partire dall'inizio, da quando annunciarono che avrebbero fatto la serie TV di The Witcher per Netflix. Lì devo ammettere che ero esaltatissimo, e così come me un sacco di altra gente. Mi ricordo che la notizia era andata super virale e tutti noi eravamo contentissimi di vedere un adattamento live action del franchise di The Witcher, anche perché eravamo nel periodo di Game of Thrones in cui il fantasy stava spingendo molto. Quando annunciarono che avrebbero fatto la serie TV eravamo più o meno intorno alla settima stagione di Game of Thrones, se non sbaglio, e quindi l'idea e il momento in cui è stata annunciata questa serie secondo me è stato veramente geniale. Quando però annunciarono che a dare il volto a il caro vecchio Geralt di Rivia sarebbe stato Henry Cavill, ammetto che ero tra quelli che hanno inizialmente storto un pochino il naso, soprattutto perché la prima foto che era stata pubblicata dell'attore onestamente non era così fantastica, sembrava avesse il parruccone in testa, era veramente bruttina. Quando però iniziarono a uscire le prime foto ufficiali, i primi trailer, mi sono fortunatamente e giustamente anche dovuto rimangiare tutto, perché Cavill nel ruolo di Geralt è veramente perfetto, sia a livello fisico. Lui è enorme, ma veramente gigantesco, ha un braccio che è il doppio di quando faceva Superman, in cui era già enorme, ma anche a livello di recitazione, ma soprattutto quello che mi ha stupito di più, timbro della voce. Per chi ha giocato The Witcher e poi vedrà la serie TV in inglese, si renderà subito conto che Cavill ha dato la stessa identica tonalità di voce al doppiatore dei videogiochi di The Witcher. Magnifico, non so come abbia fatto, perché tra l'altro se lo sentite parlare al naturale è tutto un altro tipo di voce, però è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Infatti ho visto la serie TV in inglese per questo. Diciamo che ho avuto la possibilità di vedere i primi 5 episodi in anteprima grazie a Netflix, in cui erano solo in inglese con sottotitoli in italiano, e quindi ho continuato poi a vederlo in inglese, anche se ultimamente sto vedendo praticamente tutto in inglese, anche film, praticamente qualsiasi cosa. Quello che mi è piaciuto però particolarmente di questa serie di The Witcher per Netflix è soprattutto il fatto che abbiano dato una struttura intelligente, nel senso che questa prima stagione, da quello che mi è stato detto, è stata tratta dai primi due libri, i primi due libri che sono una sorta di racconti. Il vero e proprio romanzo inizia poi dal terzo libro, e qui hanno tenuto più o meno la stessa struttura. Infatti mi hanno detto che è stato molto ma molto fedele ai libri, ma l'hanno strutturata in modo da permettere allo spettatore di avere un background sui vari protagonisti, quindi avere un background su Ciri, su Geralt e su Yennefer, e quindi qui abbiamo una storia che si articola in una maniera un pochino strana, perché ci sono timeline differenti che si mischiano, e quindi all'inizio ammetto che i primi episodi potreste, tra cui anch'io, sono rimasto un pochino spiazzato, perché in alcuni momenti ho detto ma cosa sta succedendo? E poi comunque si allinea tutto quanto e si incastrano tutti i pezzi. Ottima idea quella di dare un background, ma anche la sceneggiatrice, quando ha fatto il panel a Lucca Comics a cui ho partecipato, aveva detto che si era voluta apposta concentrare su molto di più sui personaggi di Ciri, di Yennefer, per dargli appunto un background, per far conoscere a chiunque la loro storia. Questa prima stagione funziona alla perfezione, ma è proprio una stagione introduttiva, perché soprattutto da come finisce questa prima stagione, il vero succo della serie molto probabilmente comincerà poi con la stagione 2. Mi è piaciuta molto anche la fotografia, la scenografia, si vede che c'è stata una cura maniacale nei dettagli, e anche la CGI. La CGI ammetto che in alcuni punti è altalenante,
soprattutto nel primo episodio quando c'è la Kikimora, si vede che è super fintissima, però secondo me questa bassa CGI viene bilanciata da un uso del make-up incredibile. Ci sono alcuni mostri che sono fatti interamente di make-up e si vede, e sono realizzati veramente magnificamente, così come sono realizzati magnificamente i combattimenti tra spada, e sono magnifici. Ce n'è uno nel primo episodio che è micidiale, come ha detto giustamente un mio amico che faceva riprodurre i combattimenti ad arma bianca, i combattimenti tra spade non durano 15 anni con gente che si guarda negli occhi, è tutta roba che finiva in pochi secondi, e qua funziona esattamente la stessa maniera. In più sono molto scenografici, inquadrature fighe, sono soprattutto chiare da seguire, perché quando ci sono queste cose il problema è sempre magari non riuscire a seguire il combattimento dal punto di vista proprio visivo, perché ci sono movimenti troppo veloci, telecamere che si sovrappongono, mentre qua hanno reso tutto veramente chiaro, limpido e pulito. Ottima interpretazione da parte di praticamente tutti i protagonisti. Volevo fare una nota in particolare a Anya Chalotra, che devo andarmi a leggere perché non mi ricordo mai il nome, che interpreta Yennefer, che penso sia uno dei personaggi meglio scritti all'interno di questa prima stagione, e con un'evoluzione veramente pazzesca. Ma soprattutto quello che è il mio personaggio preferito in assoluto, che è Joey Batey, che interpreta Ranuncolo, o Jaskier per chi l'ha guardato in inglese come me, che è il menestrello che accompagna Geralt e gli canta le canzoni. Tra l'altro il miglior personaggio in assoluto della serie, e in più le canzoni sono cantate dall'attore stesso, che è stato bravissimo. Le canzoni poi sono fantastiche, Toss a Coin to Your Witcher è tipo magnifica, mi è entrata nel cervello da un mese e mezzo, non riesco più a levarmela dalla testa, e questo è un altro segno di quanta cura hanno voluto mettere in questa prima stagione. Ho letto che a molti invece non è piaciuta, che l'hanno riportata troppo lenta, troppo noiosa. Non sono d'accordo, nel senso che il fatto che una serie sia lenta non vuol dire che deve essere per forza brutta. Qui è stata strutturata apposta per essere lenta, per darti farti dare uno sguardo sul passato e sulla crescita dei vari protagonisti, quindi secondo me è stata perfettamente in linea con quello che doveva essere. Per questa seconda stagione, che uscirà forse l'anno prossimo, se non l'anno ancora dopo, mi aspetto azione, mi aspetto combattimenti, e soprattutto si entrerà nel vivo, dato che si entrerà appunto nel terzo libro del franchise, che è il vero e proprio romanzo. D'altronde, se ci pensate, a volte tra un episodio e l'altro si ha l'impressione che siano molto distaccati, però siano tratte dai primi due libri, in cui hanno appunto racconti un po' separati, se hanno adattato fedelmente, ci sta che anche la serie TV di questa prima stagione della serie TV abbia avuto la stessa struttura. Ragazzi, non so cos'altro aggiungere, sono stato stracontento di aver visto questa serie, sono stato stracontento del risultato, sono stracontento di aver visto un sacco di gente appassionarsi al franchise, ho visto un sacco di persone su Facebook che stanno recuperando i libri adesso, così come sto facendo io, altri che stanno recuperando i videogiochi, sono veramente felice. Tra l'altro in questo periodo Sapkowski, che l'autore dei romanzi, ha fatto anche pace con CD Projekt Red per fare magari un nuovo capitolo di The Witcher, dato che lui non era così felicissimo dei videogiochi. C'erano stati un po' di diatribe tra lo studio che ha sviluppato i primi tre capitoli e l'autore. Adesso, guarda caso, hanno fatto pace fatta e molto probabilmente magari faranno un nuovo capitolo, e noi fan non possiamo che essere noi fan. Cioè, io ho giocato solo The Witcher 3, mi è piaciuto un botto, però mi reputo un mini fan di The Witcher, non posso che essere contento. Io spero che facciano anche le remaster dei primi due, così riesco a giocarli magari con una grafica un pochino più carina e anche una struttura di gioco migliorata. Quindi ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi invece di questa serie TV con un commentino qui sotto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere ovviamente sempre commentando qua sotto e lasciando un like, perché non fa mai male, e noi come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!